quello che mi porta a casa io da tutta questa esperienza è che prima cosa dietro una qualsiasi persona, uomo, ragazzo o donna, c'è sempre una persona, un essere umano con la sua dignità che ha certe capacità e certi talenti. E dobbiamo fidarci di questo, dobbiamo essere sempre molto inclusivi, dobbiamo fidarci del fatto che le persone hanno delle capacità. Siamo partiti, siamo arrivati, l'impatto è stato veramente stravolgente perché andava al di là di tutto quello che noi, persone magari anche sensibili a tematiche sociali, a tematiche di cooperazione, possiamo minimamente immaginare. Innanzitutto direi povertà oltre l'immaginabile o oltre la mia immaginazione. E un'altra parola che sintetizza i giorni vissuti è l'impotenza di fronte a questo oceano di bisogni. E la terza direi angelo custode, nel senso che queste associazioni, questi volontari appaiono in questo inferno proprio come degli angeli custodi che cercano di salvare e indirizzare verso una crescita diversa questi ragazzi. Diario di bordo. La giornata di ieri è stata particolarmente intensa. Mi sono venuti in mente colori come il viola delle piante, della giacaranda, ma poi quando ho incontrato i ragazzi c'è stato un turbinio, un tornado di emozioni. Si sono partite dallo stomaco, quasi a stimolare un pianto, che sono stati poi interrotti queste lacrime dai sorrisi dei ragazzi. L'odore, il profumo della colla che componeva questo mix di sensazioni. Ma la cosa più importante che mi sono segnato sul quaderno è stato, io non credo alle coincidenze, sono salito sul furgone, mi ha bussato dal vetro un ragazzo che non era dentro la stanza dell'incontro e mi ha guardato negli occhi e mi ha detto "Please remember me, don't forget me, ok?" Nonostante l'impotenza, non posso far finta di non aver visto. Ho incrociato i loro occhi ed è stato come osservare la sintesi delle loro esistenze difficili.